Un'altra tematica importante che sta riguardando la politica all'Aquamino, senatore, è quella del porto. Ecco, tanto se ne è discusso anche in campagna elettorale, ora c'è tutta questa battaglia, per certi versi anche giudiziaria. Dal suo punto di vista, qual è il problema? Il mio punto di vista e il punto di vista di coloro i quali sono stati con me durante la campagna elettorale rimane sempre lo stesso. Noi abbiamo parlato più volte in campagna elettorale, spesso, della portualità, di come la portualità debba divenire in maniera concreta un elemento di arricchimento di quello che è il tessuto sociale ed economico del nostro comune. Invece dobbiamo rendere conto che il nostro paese non ci sta più. Sta scomparendo, stanno scomparendo le attività commerciali, sta scomparendo l'interesse da parte delle persone a rendere l'Aquamino come destinazione turistica nell'ambito dell'isola d'Ischia. Queste persone, questi signori se ne dovrebbero rendere conto. Quindi, negli ultimi giorni noi abbiamo intrapreso un'azione a livello di forze di minoranza per far sì che si possa far chiarezza rispetto a quelle che sono le concessioni demaniali del Comune di L'Aquamino. Si parla a sproposito rispetto a questa che è la nostra iniziativa. Noi abbiamo detto durante la campagna elettorale, abbiamo fatto qualche mese fa, che noi dobbiamo far sì che il comune debba essere trasparente e si debbano creare delle azioni amministrative chiare in maniera tale che le regole debbano valere per tutti. Non si può far sì che una regola per me valga e per il mio avversario vale l'opposto della regola che valsa per me. Noi dobbiamo creare le condizioni a livello amministrativo perché questo non avvenga. E ci stiamo battendo per far sì che ci possa essere una discussione in Consiglio Comunale seria per evitare che ci possano essere in futuro problemi grossi e seri a quelle che possono essere le attività nell'ambito che esistono nel Comune di L'Aquamino. Però dobbiamo stabilire quali sono le regole e queste regole debbano valere per tutti. Lo abbiamo chiesto lettera morta da parte dell'amministrazione. Dicevi, abbiamo parlato del porto. Il porto, ho detto prima, è una ricchezza e deve essere una ricchezza per il Comune di L'Aquamino. Non si può pensare di gestire il porto in maniera approssimativa, in maniera dilettantistica. Mi viene da sorridere perché pensavo alla raccolta dei rifiuti. Per me, credo che è un fatto estremamente importante nell'ambito di un paese turistico che ci possa essere un servizio che sia adeguato a quello che è il paese. Non lo dico io, ma è notizia nota dappertutto nell'ambito della nostra comunità, che per poter conferire gli ingombranti un cittadino va nella zona della 167 e deve chiamare il consigliere Cirocalise perché Cirocalise deve dare la autorizzazione a poter conferire o meno. Se il cittadino che chiama è antipatico al consigliere Calisse, non può conferire. Se è simpatico ed è un suo amico, può conferire. Ma ci rendiamo conto che queste non è che sono barzellette, ma sono di più. Io, cittadino, devo sapere in quale giorno e a che ora e da che ora a che ora posso andare a conferire. Non devo chiedere l'autorizzazione nell'orto a Ciro Calisse. Allora, se noi siamo con un'amministrazione che questo è il livello, se sono contenti i cittadini dell'Aquamino, siamo contenti tutti.